di dimestichezza, adesso come dire, è un amico per cui vi permetto, ma il dottor Russo è responsabile dell'osservatorio epidemiologico della ATS di Milano ed è una persona che ha una grandissima tecnicalità e una grandissima visione della capacità di leggere la popolazione, è un epidemiologo di elevatissimo spessore e in ATS Milano e come regione confidiamo nel suo modo di interpretare, stratificare i bisogni, anche correggendo alcuni errori, verificare la gestione dei processi, l'interazione con gli attori e la definizione di insiemi di riferimento di prese in carico. La banca dati assistito è quella che vi menzionavo agli inizi, la possibilità di riaggregare quelle informazioni da un punto di vista tecnico, è possibile rileggere i determinanti di patologia presenti nelle basi dati amministrative, ci dicono se quel soggetto ha il diabete, se quel soggetto assume dei farmaci, se quel soggetto effettua i controlli periodici, l'emoglobina glicata, sappiamo che il 48% della popolazione misura le 2-3 volte l'anno l'emoglobina glicata, l'altra parte no. Sappiamo che la valutazione del fundus è effettuata nel 20-30% dei pazienti con il diabete, quindi abbiamo alcuni punti che ci indicano che abbiamo bisogno di lavorare sulla presa in carico, abbiamo bisogno di lavorare sulla interazione col paziente. Se il paziente non mi fa l'emoglobina glicata, se il paziente non fa un fundus, abbiamo bisogno che qualcuno stia di fianco a quel cittadino. Tante diverse ragioni, come dice un collega della Toscana, il diabete non dole, non fa male, quindi posso anche non prenderlo in considerazione, ma non è propriamente così. Questi sono aspetti di tecnicalità, sul gestore preso in carico sarà il collega che successivamente ne parla. Collega Lauri, e parli tu dopo, quindi vado via un po' veloce su questi aspetti, anche perché tu ne parli da, come dire, da attore principale su questo tema. Il concetto del gestore preso in carico è un passaggio di conferma rispetto a quello che l'assessore ci ha detto. Se siamo in un ospedale abbiamo un direttore generale. Quel direttore generale è l'organo monocratico d'azienda e ha una responsabilità legale specifica rispetto a quello che avviene nell'azienda e assicura tutti i servizi per il cittadino relativamente all'episodio di ricovero. Assicura rispetto alla parte alberghiera, rispetto alla parte dei servizi di diagnosi, rispetto alla terapia, assicura l'assistenza specifica nei diversi reparti. Quindi un cittadino che si reca in ospedale ha questo insieme. Quando siamo sul territorio abbiamo i colleghi della medicina territoriale, ma i bisogni del paziente sul territorio sono compositi e diversi. Ecco perché l'identificazione del gestore, ed è colui che proattivamente si prende in carico il cittadino, definisce un patto di cura con il cittadino, definisce il piano assistenziale individuale, si occupa di una serie di aspetti e tra questi rilevanti quello del coordinamento dei nodi della rete e della connessione tra i nodi. Qui il tema dei PDTA che già l'assessore ci ha menzionato, sul PDTA abbiamo bisogno di parlarne, abbiamo bisogno di confrontarci perché non sempre la patologia è mono, in un 5-15% dei casi a seconda delle patologie c'è presente solo quella malattia, nell'altra parte, nell'altra percentuale sono presenti delle comorbidità. E quindi i percorsi di presa in carico hanno bisogno di essere customizzati sul paziente. Quindi
bisogno che questi percorsi, che sono degli strumenti che utilizza il medico, contemperino la complessità del singolo paziente. Ecco perché il piano assistenziale individuale. Ed ecco perché a scala nostra sono stati identificati dei set di riferimento, però qui sarà il collega ad illustrare, e è un'area che abbiamo bisogno nei prossimi mesi, anni, di approfondire, snellire per alcuni aspetti, ma abbiamo bisogno di approfondire. Sul percorso e sulla presa in carico li ha già accennato l'assessore. Questa era la delibera, quella che è stata, come dire, ha definito il protocollo d'intesa tra assessorato e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi. Dentro questa delibera è rinforzato quanto l'assessore ha già menzionato, e cioè che il collega di medicina generale è di norma, nella stragrandissima maggioranza dei pazienti, il redattore del PAI ed è il clinical manager del paziente. Ma questo è da un punto di vista di contenitori. Poi c'è un contenuto. Il contenuto è legato alla patologia e ai diversi professionisti che intervengono. La cronicità è una serie di bisogni, non dico indistinti, ma sono bisogni legati ad una condizione, e poi ce n'è un concetto specifico di questi bisogni, che è determinato dalla patologia e dallo stadio della patologia presente in quel momento. Su questo, per quanto ha menzionato l'assessore, è stato proposto a Giunta, che ha formalizzato nella seduta di 2 giorni fa l'organizzazione dell'offerta sociosanitaria attraverso quelle che sono le reti clinico-assistenziali. Reti clinico-assistenziali che hanno di riferimento quanto è presente anche nel titolo, è una roadshow, abbiamo detto che ci sono delle strade che connettono dei punti, e la rete clinico-assistenziale definisce e mette in relazione tra di loro questi punti, questi momenti di erogazione, questi momenti di presa in carico, con modalità formalizzate e coordinate. La dizione che vedete in violetto è un documento ed è una visione che è condivisa su scala nazionale, con un taglio di lavoro abbastanza articolato e complesso, ha richiesto diverso tempo, ed è la definizione convenuta con i colleghi di Agenas e delle altre regioni. E qui sono presenti alcuni valori, gli stessi che abbiamo menzionato ora, accelero leggermente adesso. E i concetti sono quello di organizzativo, modalità formalizzate e coordinate. Non può essere che il singolo medico si occupi di quell'aspetto. C'è un'organizzazione alle spalle del medico. C'è un'organizzazione che si prende in carico in toto di quei bisogni. Momento di ricordo o momento territoriale. Ci piacerebbe superare questo dualismo, ricordo e territoriale. Vediamo se attraverso i momenti di interconnessione riusciamo ad andare in questa direzione. Continuità assistenziale, competenza clinica ed organizzativa, monitoraggio e requisiti di qualità e sicurezza. I termini del monitoraggio a scala nostra sarà un tema che verrà visto insieme ai clinici e ai colleghi epidemiologi dell'ATS, qualificazione dei professionisti, quindi percorsi di formazione, i privilegi che deve avere un professionista per gestire una popolazione di pazienti, e coinvolgimento dei cittadini attraverso le loro associazioni. È una, non dico che è un cambio di paradigma, ma è una evoluzione. Se ricordate la prima delle diapositive dove c'era il patient oriented e il person oriented, ci stiamo spostando verso il person oriented. Reti. E com'è lo stato presente sulla scala nazionale e perché a scala nostra regionale si è evoluto in quella direzione. Le reti di patologia sono definite dal decreto ministeriale 70, che è quello che riorganizza il Servizio Sanitario Nazionale. Sono previste le reti di tempo dipendenti, e un altro concetto molto ampio è risolto all'interno
organizzativo del ghetto ministeriale, se tanto un certo numero di reparti per un certo numero di abitanti. Abbiamo bisogno di trattare del contenuto che viene svolto all'interno di quei contesti organizzativi. Declinato su scala regionale sono reti clinico-assistenziali e tra le reti clinico-assistenziali è istituita la rete diabetologica lombarda, che è il proseguo al lavoro che negli ultimi 15-20 anni abbiamo fatto con i tavoli regionali specifici tanti gruppi di approfondimento tecnico. Come sono strutturate le reti? Sono strutturate con un ambito regionale ed un ambito territoriale, hanno una loro articolazione, hanno una loro organizzazione, sono presenti commissioni tecniche sia nell'uno sia nell'altro momento, è presente un momento di coordinamento centrale, cabina di regia, e un momento periferico, che è il coordinamento tecnico-scientifico. Qui sono chiamati in causa in particolare alcuni momenti, abbiamo parlato di organizzazione, alcuni momenti specifici. I momenti specifici sono scala regionale, cabina di regia e scala territoriale, sono presenti alcuni momenti che sono le direzioni, abbiamo parlato di responsabilità, che sono le direzioni delle aziende, uno che è la direzione generale welfare, il direttore di una struttura che è ente attuatore che si preoccupa del funzionamento operativo al servizio della cabina di regia, la direzione generale ATS, la direzione generale ATS, il suo delegato, i coordinatori di ambienti di ambiti territoriali, un rappresentante delle società scientifiche, nella fattispecie per il diabete AMD SID, rappresentante dei colleghi di medicina generale e pediatria di libera scelta, qui l'interazione sarà con i colleghi per identificare le figure che hanno maggior propensione all'attività del lavoro in gruppo e su quell'argomento specifico, rappresentante delle scienze infermieristiche, verosimilmente per l'area diabete sarà un referente di OSDI, rappresentante delle professioni sanitarie che lavorano di supporto e associazioni di volontariato dei pazienti nella cabina di regia. Parimenti questo è l'ente attuatore, le caratteristiche che viene ad avere e le finalità che viene ad avere la rete, equità, tempestività, tutti i termini che siamo passati nella narrativa di oggi, e l'attenzione è, rispetto anche diversi nell'audience qui presenti, l'attenzione è l'accesso all'innovazione e la promozione della ricerca. Dal nostro punto di vista, un elevato livello di attenzione rispetto ai concetti di qualità e di sicurezza. Quindi è continuità delle cure, innovazione e ricerca, qualità e sicurezza. In termini di scaletta temporale di attivazione della rete, dicembre 2018 di GR Rete vi è già stato restituito, l'assessore ci ha indicato questo punto, gennaio 2019 cabina di regia da via dell'attività, la ragione di andare al 2019 è che in Regione Lombardia ci sarà la nomina dell'avvicendamento eventuale, la conferma dei direttori generali di ATS e SSD, quindi apriamo il momento a conferma di formalizzazione della direzione aziendale ed è atteso entro 60 giorni dal momento di formalizzazione che la rete, quindi la cabina di regia, produca un piano di rete. Il piano di rete ha un suo articolato specifico, ha un suo declinato specifico. All'interno di questo piano di rete, che ha un valore triennale, ce ne sarà uno annuale. Qui il meglio nemico del bene verrà chiesto alla cabina di regia che il piano di rete non sia e non esaurisca lo sforzo, ma non sia ciclopico, gigantico, sia un documento intorno alle 15-20 pagine, molto snello, ficcante, relativamente ad alcune priorità che devono venire affrontate. Priorità che devono venire affrontate sono relative a chi fa che cosa all'interno del contesto, come lo fa, quando lo fa, aspetti già ripercorsi. Soggetti che partecipano alla rete e quelli
questo è quello che verrà richiesto alla cabina di regia, di definire che caratteristiche hanno le strutture che partecipano alla rete, per non muoverci troppo lontano. Sul territorio regionale sono presenti censiti almeno 160 punti che dicono le caratteristiche di servizio di diabetologia. Ci pare francamente necessario capire quali sono i 25-28 centri che hanno la maggior qualificazione all'interno dei quali c'è una referenza rispetto alla gestione del paziente. Di nuovo una conferma rispetto a cronicità: la rete promuove e supporta le fondamentali funzioni e figure di coordinamento, case manager, care manager, clinical manager, supporta, significa che è al servizio di, non sempre questo in diversi contesti, per esperienza di questi anni è avvenuto, abbiamo bisogno di andare in quella direzione. Peraltro, dottoressa Levato, se posso, sempre relativamente a voi, adesso punto terra, al convegno nazionale che c'è stato della SILG la scorsa settimana a Firenze, due interventi, due sono stati fatti, avete chiamato come società scientifica a parlare un collega di Catalogna che ha parlato della sua esperienza, della loro esperienza come medici di base di quel contesto della presa in carico del soggetto con il diabete, mi viene da dire tanta roba, molto ben organizzata, e una infermiera del Kaiser Permanente, lei è un'infermiera italiana che lavora negli Stati Uniti e che come infermiera ha riportato l'esperienza del Kaiser Permanente. Anche lì, come dire, sciocco. Mi viene da dire che quell'assetto, sia l'uno sia l'altro, nulla hanno, per l'esperienza che stiamo costruendo, nulla a che invidiare a quella impostazione. Abbiamo bisogno di andare ad una maggiore sintesi. Siamo più vicini di tutti i tutti quanti. Abbiamo bisogno di recitare lo spartito, cercare di condividere il potere. Questo, quel contesto, lo dico complessivamente con i colleghi di medicina generale, hanno detto anche di dire un altro evento, i colleghi di medicina generale rispetto alla diabetologia hanno tanta e tanta qualificazione, tanta e tanta esperienza, tanta e tanta passione e attenzione. Su alcuni aspetti, e poi ritorniamo al complesso complicato che si diceva prima, che su quale invece è il superclinico, lì abbiamo bisogno che su alcuni aspetti chi ha un'elevata qualificazione clinica fugga da supporto. Nell'ambito delle reti cliniche assistenziali abbiamo i percorsi di rete, abbiamo monitoraggio e valutazione, quindi la cabina di regia definisce percorsi di monitoraggio e valutazione, abbiamo bisogno di leggere che cosa avviene, abbiamo bisogno di lavorare di nuovo sulla continuità delle cure per ritornare a questo concetto e per vedere, verificare come muoverci attraverso il disease oriente del patient oriente. Dobbiamo uscire, vogliamo uscire, come Regione Lombardia usciremo dal concetto del disease oriente. Ci dobbiamo spostare in questa direzione qua. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Professor Enzo Bonora, finalmente abbiamo il suo intervento che è molto atteso e la ringrazio. Lei ha bisogno dello slide, qui c'è tutto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, grazie quindi a chi ha organizzato per avermi invitato. Io sono un lombardo di residenza, di nascita, per cui sono contento di vedere che la Regione Lombardia si sta organizzando sempre meglio per poter assistere i cittadini col diabete. Io ho una mamma col diabete, per cui è assistita la Regione Lombardia, a me verrà probabilmente il diabete perché ho i geni sbagliati, ho lo stress legato alla squadra di calcio mia che perde sempre o quasi, ho lo stress di dirigere una struttura con 100 persone che baruffano quasi tutti i giorni a Verona perché lavoro a Verona,
e mangio troppa cioccolata, per cui probabilmente verrà anche a me il diabete e sono contento se ci sarà un'eccellente assistenza diabetologica in Regione Lombardia. Una cosa che in Regione Lombardia, in Regione Veneto, in giro per l'Italia e per il mondo, perché poi certe cose mi è capitato di raccontarle anche un po' fuori d'Italia, è che se noi ragioniamo di bisogni in diabetologia, il bisogno primario, ma veramente prima di qualsiasi altra cosa, è capire che cos'è esattamente il diabete, perché ancora non ci siamo bene da questo punto di vista, perché le persone con la malattia non sempre hanno capito che cos'è il diabete, perché i loro familiari e le altre persone che vivono intorno a chi ha la malattia spesso non ha capito che cos'è il diabete. Sono cose che accadono nel mondo del lavoro, nella scuola, che testimoniano che chi sta intorno alle persone con diabete non ha capito come gestire certe situazioni. Anche chi cura le persone con diabete, specialisti o medici di famiglia, a volte non ha capito esattamente che cos'è il diabete. Parlo anche di specialisti in diabetologia. E chi organizza l'assistenza e anche chi prende decisioni importanti sull'assistenza, siano essi tecnici o politici, in alcune circostanze non ha capito che cos'è la malattia esattamente. E se si capiscono i bisogni, poi si possono declinare degli obiettivi. E l'obiettivo prioritario a questo punto è aumentare la consapevolezza su cosa è veramente il diabete. Questo viene prima di tutto il resto, a mio avviso. Inserire la cura delle persone con diabete fra le priorità, perché quando c'è una patologia che genera i numeri che vi dirò poi, questa non può che essere una priorità in sanità, e tutto il resto viene di conseguenza. Se uno ha capito cos'è il diabete, se uno aumenterà la consapevolezza, se uno lo metterà fra le priorità, tutto il resto verrà di default. Per arrivare a determinate prospettive che auspichiamo, e cioè dare una vita lunga, più lunga alle persone con diabete, dare una vita migliore alle persone con diabete, e alla fine anche risparmiare, perché se avremo fatto una serie di cose particolarmente intelligenti, organizzate, che tengono conto dei bisogni della malattia, della complessità della malattia, nella sostenibilità economica ovviamente, ma rispettando il principio di equità, avremo risparmiato, perché il risparmio non è sui farmaci, il risparmio è sulle complicanze della malattia. Torno su questo. Stamattina c'era, io mi sto accanendo in questa fase della mia vita a vedere le congiunzioni astrali, le cose strane che succedono contemporaneamente, le stesse parole dette da più persone allo stesso momento. Allora, stavo venendo con questa presentazione, ho visto il Corriere della Sera, Gramellini, lessico familiare, titolo di Gramellini stamattina. Allora, lessico familiare, attenzione, è questo, quando si parla di diabete, le cose che vengono dette dai pazienti, a volte anche dai medici, al diabete lieve. Ma non esiste il diabete lieve, no? Anche se non dai disturbi, prima si diceva, non dà disturbi, che il collega Cricelli che dice quella cosa, non dai suoni. Oppure alla punta di diabete, no, una punta di diabete. Mi spiegate poi un giorno cos'è la punta. Oppure noi a casa la glicemia la portiamo alta, come a dire, è una variante costituzionale, siamo alti, siamo bassi, biondi, con gli occhi azzurri, abbiamo la glicemia alta. Questa è interessante che è stata detta, un diabete insignificante, cioè come una volta è significante. Non teniamo neanche conto. Poi c'è tutta la storiella del diabete dell'anziano, che non esiste chiaramente nella categorizzazione del diabete, nella classificazione del diabete non esiste il diabete dell'anziano, viene più facilmente il diabete tipo 2 nelle persone che sono più avanti negli anni, ma non c'è una varietà di diabete dell'anziano diverso rispetto a quello che ha 50 anni, 40 anni o 30 anni nel contesto del tipo 2. Ci sarà il tipo 1, il tipo 2, il NADA, il MODI, il secondario, eccetera, eccetera, ma non c'è l'anziano, così come non c'è il diabete alimentare. Che evoca il fatto che qualcuno poi ci ragiona su questa passiva, basta che mi metto un po' a dieta che mi va via. E un signore si era messo molto a dieta, è venuto a me a volta e dice, ma forse ma c'era ancora il diabete? Certo che c'era ancora, è ben controllato. Anche se la glicata è normale, la glicemia è normale, non è che è andato via il diabete alimentare.
quello non è lessico familiare, quello è lessico letale, perché quando le persone usano quella terminologia stanno creando le premesse perché si creino problemi potenzialmente fatali. Perché il diabete è diabete, non è lieve, non è insignificante, non è la punta, non è la portiamo alta, è diabete, senza se, senza ma, e può fare molto male, perché adesso abbiate pazienza, so che c'è una persona con diabete, qualcuno di loro mi ha già sentito parlare, sa che vado giù sul pezzo, duro, perché certe cose vanno capite, perché solo se si capiscono certe cose poi se ne fanno di conseguenza delle altre per evitarle. E chi ha la malattia, e chi cura la malattia, e chi organizza le cure. Perché il diabete è un bastardo. Un bastardo. Non un mostro così, ma il mostro forse è il tumore. Il diabete è un bastardo. D'accordo? E l'abbiamo usato nelle nostre campagne di awareness l'altro anno, anche qui a Milano, stati manifesti in giro, il diabete è un bastardo, quel bastardo del diabete. Il diabete, quel bastardo, non è un compagno di vita, come diceva, è un mio compagno di vita. No, il compagno di vita è la lotta quotidiana contro il bastardo. Perché se il compagno di vita dice come il mio amichetto, ho fatto delle discussioni con qualche mamma, qualche papà o qualche persona su questa cosa, non è mica un compagno di vita. Quello vuole ucciderti. Quello ti vuole uccidere. E tu devi fare tutto perché questo non succeda. Queste cose bisogna spiegarle alle persone con la malattia, perché non devono farsi uccidere dal diabete, d'accordo? Perché è una malattia potenzialmente molto grave. Questi sono dati, fra l'altro in parte anche derivati dalla database della Lombardia. 50.000 scompensi cardiaci all'anno nei 4 milioni di persone con diabete in questo paese, 50.000 infarti, 50.000 ictus ogni anno, 2.000 persone che in Italia iniziano la dialisi a causa del diabete, persone che hanno un danno importante alla retina con la necessità di fare la fotocoagulazione retinica, come si chiama il laser, no? Il gergo, e 10.000 che vengono amputati, di cui 3.000 con un'amputazione maggiore, maggiore vuol dire sotto il ginocchio o sopra il livello di coscia, e capiti il livello di disabilità che coincidono in quel momento. Tutte queste cose noi vogliamo abbattere, ne parliamo perché siano prevenute, non per piangerci addosso, non per spaventare la gente, d'accordo? E giusto per rendere nei tempi tutti questi accadimenti in questo paese, e c'è l'epidemiologia che lo dice, eh? Ogni 10 minuti una persona con diabete ha un infarto, è ricoverata che ha un infarto, ogni 10 minuti una persona con diabete sviluppa un deficit di sviluppo importante, nello stesso tempo una persona con diabete ha un ictus, ogni 52 minuti una persona con diabete subisce un'amputazione, anche se non fate le foto poi ve le passo. Le mettiamo su Facebook. No, su Facebook no, perché poi dopo ci sono quelli che fanno i commenti e mi... Ok? C'è freddo, qui stamattina su Facebook ho scritto che tenere, stare al freddo, i mitocondri funzionano meglio, si previene il diabete, eh? Per cui abbassiamo le temperature che risparmiamo anche soldi sulla bolletta del riscaldamento. Ogni 4 ore uno con diabete va in dialisi e ogni 4 minuti in questo paese una persona con diabete muore. E non è lì per caso il diabete, quello lì. No, il diabete ha contribuito, di più o di meno, ma ha contribuito, perché è bastardo. Se guardiamo le schede di morte, non abbiamo una misura della situazione. Queste sono le schede di lista, quando uno compila dice causa di morte. Vedete, la causa iniziale è il diabete nel 20.000 persone ogni anno. Se guardiamo la concausa sono 53.000 e la somma fa 74.000. Ma purtroppo non viene scritto sempre diabete sulla scheda di morte, ma anche in ospedale viene scritto diabete. Allora rifacciamo un attimo i conti, eh? Rifacciamo un attimo i conti. Allora, questi sono ancora i dati dell'ISTAT, le cause di morte in Italia. In Italia muoiono 500.000 persone ogni anno circa. Cardiovascolare, tumori, demenza, DPCO, diabete, infezioni, cause renali e poi altre molto di meno. La colonnina rossa rappresenta quella che era la presenza di diabete in quelle persone che sono morte per quelle cause, il che vuol dire circa 125.000 persone ogni anno muoiono a causa per cause di vario tipo, ma con presente il diabete. E la stima
torna perfettamente se andiamo a guardare i dati epidemiologici. Queste sono popolazioni seguite nel tempo, questo è uno studio di Verona, vedi il tasso di mortalità per 100 persone all'anno, fra l'altro è bello perché sta riducendosi, questo è il Veneto, 3,6, 15 anni dopo, questa è la Lombardia, qualche anno fa 3,3 per 100 persone all'anno, sta andando meglio, però fra 4 milioni di persone con diabete in Italia in un anno 125.000 muoiono, una su quattro aveva il diabete, non era uno spettatore innocente per il diabete, contribuiva. E se noi andiamo a fare il confronto fra i morti per diabete, col diabete, e i morti per tumore, siamo vicini. Ma di queste morti, tutti giustamente inorridiscono e tutti hanno terrore. E di queste però non abbiamo la contezza. E non stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare per cercare di ridurle. Perché qui, purtroppo, in molte circostanze non si può fare nulla. Qui si può fare tantissimo. Il diabete è un killer silenzioso, no? Se vi ricordate, quelli un po' più avanti con gli anni si ricordano Notorious. Come era Notorious? Notorious c'era il cattivone nazista che era scappato in Sud America, che voleva avvelenare la Ingrid Bergman lentamente mettendo il veleno a piccole gocce dentro il latte. Non capivano perché questa stava sempre male, stava sempre bene. E che Grant poi che scopriva l'arcano e la salvava. E purtroppo la glicemia fa così, Pin, 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 per quello che noti nella bassa, per quello che noti nella normale, per azzerare del tutto ogni possibilità di complicanze. Silenziosamente, è quello che frega, perché la persona non se lo sente addosso molte volte, non fa quello che dovrebbe fare. E se noi teniamo nascosto, ed ecco perché io dico come stanno certe cose da un po' di anni, certe cose sul diabete, chi ha la malattia non si cura come dovrebbe. Chi cura le persone con diabete non è determinato, perché non è convintissimo che quella cosa stia facendo molto male a quella persona. Chi organizza l'assistenza non destina sufficienti risorse e chi definisce le priorità in sanità non investe abbastanza per la cura e la prevenzione. È enorme. Per cui io lo definisco il paradigma dell'omertà. Non si parla abbastanza di tutto quello che può fare il diabete. Bocche cucite. E vi chiedo perché. Perché alla fin fine, negli anni, non si sono tenuti nascosti certi rischi. È stato detto alle donne che il tumore della mammella uccide e quindi di andare a fare le mammografie. Che il tumore dell'utero uccide e quindi di andare a fare il pap test. È stato detto alla gente che il cancro del colon è frequente e uccide, di fare quindi la ricerca del sangue occulto dalle feci. È stato detto alla gente che andare veloce in macchina ci si ammazza, di andare piano, di non drogarsi perché viene l'epatite o l'AIDS. È stato detto, giusto? E quindi perché dobbiamo dire che il diabete può fare danni gravi? Per cosa? Il diabete riduce l'aspettativa di vita, se le cose vengono fatte male. Questi sono dati internazionali, c'è anche l'Italia che contribuisce. Guardate, questi sono gli anni di vita perduti alle varie età della vita. Questi sono gli uomini, questi sono le donne, dentro ci sono le cause, ma lasciamo perdere le cause. Ma vedete come riduce la durata della vita, purtroppo. Ma, quello è il bicchiere mezzo vuoto, c'è un bicchiere mezzo pieno, e cioè le persone di questo paese che hanno 65, 75, 80, 90 anni, hanno molti anni da vivere, anche avendo il diabete gliene porta via un po', ma guardate che razza di aspettativa di vita che ha un 85 anni in Italia, uno dice 85 anni è finito, ma no, ha 6 anni da vivere, 6 anni da vivere, si fanno un sacco di cose, e intervenire in queste persone in maniera appropriata gli permette evidentemente anche di recuperare un po' di quella vita che il diabete gli starebbe portando via, facendo certe cose. Spiegandogli magari cosa deve fare, impegnandosi in maniera determinata nella cura, nell'assistenza, no? Persone che hanno una qualità di vita che chiaramente è impattata dalla presenza della malattia. Un giorno mi sono messo a fare i conti e ho detto, una persona con diabete ogni giorno deve pensare 3 volte a cosa deve mangiare e innumerevoli volte che non deve mangiare qualcosa che è lì a portata di mano che vorrebbe mangiare. Anche solo 3 volte, tutti i giorni, 365 giorni all'anno per tanti anni,
deve pensare di andare a fare l'attività fisica almeno una volta al giorno, se possibile, no? Deve prendere le medicine per il diabete, deve prendere gli altri farmaci, tutte le volte deve pensare, devo fare questo, devo fare quest'altro, deve farsi magari l'iniezione di insulina più volte al giorno, deve misurare la glicemia, andare dal dottore, andare a fare gli esami di laboratorio, andare a fare la visita oculista, l'elettrocardiogramma, eccetera, eccetera. Beh, insomma, fate un po' il conto. Nel corso della vita, se la vita è lunga, come vogliamo che sia, una persona col diabete che ha iniziato abbastanza presto con la malattia, arriva a imporsi una certa cosa per la presenza del diabete fino a 500.000 volte, probabilmente anche di più. Cioè, io ho persone con diabete che ha 90 anni, iniziato a 3 anni. Immaginate 87 anni con diabete, provate a contare con diabete, non viene 500.000, viene di più. E chi ha diabete qua dentro lo sa. Ciò nonostante, uno può avere un grande successo avendo il diabete, anche cominciando da piccolino, anche avendo il diabete tipo 1, no? Quello che impegna di più, perché c'è gente che ha vinto più medaglie olimpiche facendo nuoto, facendo canottaggio, ha vinto la Coppa dei Campioni. Ha avuto grande successo nell'attività politica, con la musica, facendo l'attore, eccetera, eccetera. Persone che evidentemente hanno anche fatto una cosa importante per poter avere successo, cioè hanno partecipato attivamente alla cura, che è uno dei cardini della malattia, perché accanto alla dieta, all'attività fisica e ai farmaci c'è la partecipazione del paziente alla cura. Allora, ogni volta faccio questo esempio. Quando uno ha la polmonite,